Amici di Tennis Press, siamo in compagnia di Andrea Vavassori all'ITF di Frascati, al termine del suo match vinto contro Alejo Vilaro in 3 set ruotatissimi. Ciao Andrea. Ciao Alessandro. Volevo chiederti come hai vissuto questa partita, d'esordio qui sui campi laziali, 3 set appunto molto duri, una maratona da cui sei venuto fuori però dando poi il meglio nel parziale finale. Che sensazione hai avuto da questo incontro? Non hai espresso il tuo miglior tennis, però l'importante è vincere anche giocando male. Sì, come hai detto tu, l'importante è averla portata a casa, che è sempre una bella sensazione comunque, anche se non si è giocato molto bene. Sono partito un po' contratto, non giocavo benissimo e per tutta la partita non sono riuscito a esprimere un buon tennis, però appunto restano buone sensazioni perché è sempre una partita in più portata a casa. E il primo set sono riuscito a breccarlo e ho tenuto sempre il break, mentre il secondo ho avuto un po' un calo di attenzione sul 3-2, dopo che ho avuto un po' di palle break e non ero riuscito a sfruttarle. E poi il terzo set comunque sono entrato in lotta e sono riuscito poi a breccarlo i primi game del terzo set e appunto a chiuderla poi tranquillamente col mio servizio. Prossimo incontro contro Gianluca Di Nicola, detentore del titolo, siete molto amici, nell'intervista precedente mi ha raccontato come abbiate vissuto queste ultime 2 settimane, praticamente insieme, vi lega una forte amicizia. Come affronterai questa partita? Sarà molto difficile appunto incrociare la racchetta con un grande amico, che rapporto hai con lui? Sì, diciamo che nel nostro ambiente comunque ci conosciamo tutti, però con alcuni si ha un rapporto diverso, un rapporto più speciale, con lui è uno di questi. E abbiamo sempre avuto una bella amicizia che ci lega e ultimamente ancora di più siamo diventati come due fratelli. E lui è stato una settimana da me, prima del torneo di Vigevano, e io sono stato da lui prima di quello appunto attuale. E sarà appunto difficile, ma è una sensazione a cui siamo abituati, quindi sarà una bella battaglia, spero che faremo una bella partita. Siamo a pochi passi dal Foro Italico, l'anno scorso sei stata la vera e propria rivelazione delle prequali, hai strappato poi una wild card per il tabellone di qualificazione del Master 1000, quest'anno magari non è andata come volevi, però che ricordi ti lascia in generale il Foro e sicuramente ti può dare la spinta per il proseguimento della stagione, sempre bello calcare i campi del Foro Italico. No, assolutamente è una sensazione fantastica, quest'anno non è andata come speravo, non sono riuscito a prepararlo al meglio anche perché sono tornato il giorno prima dalla Tunisia. E la situazione era molto diversa, le condizioni e le palle andavano a 6.000, quindi sono riuscito a esprimere il tennis che speravo, però appunto la sensazione è fantastica e spero di fare meglio ancora il prossimo anno. E l'anno scorso è stato incredibile, non me l'aspettavo di fare un torneo del genere e niente, è una sensazione speciale appunto. Ti faccio un grande in bocca al lupo per il proseguimento della stagione, di questo torneo in generale dove difendi comunque il titolo in doppio. Sì. Ti faccio un gran saluto da Frascati, è tutto per Tennis Press, Alessandro Re. Grazie, un in bocca al lupo a Andrea Vavassori. Un saluto a tutti i lettori di Tennis Press.